Bene, quest'oggi vi presento Tommaso Aurora, che viene dalla Valca Monica. Sì, Dove esattamente? Piambuorno. Piambuorno. Ieri c'è stato finalmente il tuo rientro dopo un infortunio durato un po' di tempo. Ci racconti un po' del tuo infortunio, cosa hai fatto nel frattempo? Ho fatto riabilitazione in palestra e non potevo assolutamente saltare. E inizialmente erano tutti lavori isometrici e poi hanno iniziato a lavorare sull'eccentrico. E pian piano sono rientrata anche in campo e venivo una volta a settimana ad allenarmi, lavorando solo sull'attacco, ovviamente sulla pedana. Ok, e come ti sei trovata ieri al tuo rientro dopo quasi due mesi? Mesi, sì. E vedevo che comunque le mie compagne facevano fatica a darmi fiducia, quindi ho cercato in tutti i modi di rendermi utile. E non è stato facile, però ho fatto quello che potevo. Ma sei riuscita a fare qualche attacco? Sì, ho fatto 3 punti Tre in punti. tutto, sì. Raga, applauso, 3 punti ha fatto. Nulla, come hai vissuto la partita? Cosa ti ricorda la partita di ieri in Serie C? Allora, siamo partiti molto bene il primo set e no, siamo partiti male perché erano avanti loro e poi con il tempo abbiamo iniziato a recuperare, eravamo 17 o 11 o 12 e poi abbiamo recuperato e siamo entrati in partita. Loro battevano molto bene e noi eravamo in difficoltà, poi ovviamente quando c'ero io in campo eravamo un po' in disordine. Però alla fine abbiamo vinto il set. Il secondo Quanto? set Lo è ricordi? 25 a 20. Sì. 26-28. Siamo tornati ai Sì, vantaggi e poi siamo stati poi bravi a abbiamo chiudere noi, vinto. sì. Poi il secondo set invece siamo partite molto bene noi e loro erano un po' in difficoltà. Allora hanno iniziato a sbagliare qualche battuta in più e noi ovviamente siamo entrati in partita e gli attacchi, soprattutto di Elena e della Elisa, erano molto forti e non riuscivano quasi mai a prenderci. Il terzo set eravamo 20 a 18, 20-17, cambio 20-17, palla perdono, 18. esatto. E loro hanno iniziato a salire di punti e abbiamo E poi perso. chi erano quelle due che facevano 6 punti secondo set? L'Elisa e l'Elena. Erano in P1 o hanno sbagliato? Tre, L'inverosimile. sì. E hanno vinto loro 25-20. Si sono fermati a 20, c'è cioè un Sì. break di 8, cambio palla più 7 punti, 8 punti. E poi il quarto set siamo andate un po' in tilt, non, cioè non eravamo molto unite in campo. Beh, diciamo che siamo partiti subito con tre errori consecutivi in In battuta. battuta. E poi eravamo molto disordinate e loro avevano voglia di vincere e quindi ci hanno dato un grosso distacco e poi hanno chiuso il set. Mentre invece il quinto set siamo partite subito noi, eravamo 4-1. Siamo partite, avevamo voglia di vincere anche perché beh, non si può fare due senza tre. Esatto. E quindi le abbiamo lasciate indietro e abbiamo chiuso il set noi. E Quanto? 15 a 11. 10, 11, 10, 12. 11. Ok, abbiamo vinto nel quinto Sì. set. E quindi? Il quarto diventa 6? No, l'ho già detto. No, è tu 3. Ah, sì, no, 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 vinciamo anche la prossima. Adesso noi ci prestiamo alla partita di domani, che avremo il ritorno della 18 contro il Millennium. Tu l'andata. Non c'eri, ok? Cosa ti aspetti a questa partita? Beh, sicuramente ho tanta voglia di giocare e di vincere. La vittoria, mi aspetto la vittoria, perché voglio e vogliamo andare in finale e vogliamo vincere il titolo, quindi sicuramente la vittoria e poi una bella partita, mi aspetto una bella partita Bene, sono contento anche io del tuo rientro, speriamo che ritorni ad essere quello che eri. Non sarà facile perché comunque riprendere situazione campo è sempre un po' complicato. Vabbè, però l'elemento di oggi è andato abbastanza bene. davvero. Sì. Sì.
complimenti. Grazie.